A pochi giorni dalla maturità abbiamo messo alla prova i maturandi sulle fake news. Noi di scuola.net abbiamo infatti realizzato una finta traccia e abbiamo fatto credere ai maturandi che sarà una di quelle che affronteranno il prossimo 21 giugno. Saranno cascati alla nostra fake news? Noi di scuola.net siamo sempre molto informati, anche in anticipo, tutto quello che accade nel mondo della scuola. Io ti volevo mostrare questa qua. Interessante. Questa è la tipologia della prima prova di maturità e questo è il testo. Veramente? Vi ringrazio, se è così. Allora, è una super cazzola. Ci sei cascato, perché ci sei cascato. Sì, dai, abbastanza. Quindi adesso un accenno con le braccia del balletto occidentale scarmo. Così. Intanto lui continua a guardare, non è convinto che sia una fake news. No, secondo me invece è questa. Tu, attraverso lo scherzo, tu mi stai dicendo che in realtà è questa davvero. Noi lo lasciamo convinto che questa sia la vera traccia. Convinto lui. Ragazzi, è praticamente impossibile conoscere le tracce delle prove di esame prima dell'apertura delle buste il 21 giugno. Conosci scuola.net? Sì, conosco. Questa è la traccia dell'esame di Stato. Abbiamo avuto in anticipo. Una sbirciatina gliela diamo. Gliela diamo. Gabbani non ci avevo pensato, no? La verità. Noi invece avevamo pensato di farvi un chiesto. Ah, quindi non è vero. Anche lui ha creduto alla nostra fake news. Attualmente le prove d'esame sono custodite all'interno della cassaforte del Ministero dell'Istruzione e successivamente inviate nelle sedi di esami, quindi è praticamente impossibile allo stato attuale conoscerne i contenuti. Scuola.net, siamo sempre in anticipo su tutto. Qui ho una delle tracce di italiano. Come vedi ci sono anche le domande. Ti faccio vedere il testo. Ci sei cascata? Mi accenni un attimo il balletto di Gabbani? Così era occidentale scarmo. La ragazza ci è cascata alla nostra fake news. Cari ragazzi, questa è la vostra prima vera prova di maturità. Non cercate scorciatoie, non cercate le fake news, che sicuramente ne gireranno tante fino al giorno della prova di esame. Impiegate il tempo che vi è rimasto per ripassare e per riposare, in modo che voi possiate la mattina dell'esame affrontarlo con quella tranquillità, con quella serenità e con il riposo necessario per superarla in scioltezza. Loro cantano dietro e superano. E poi ragazzi, se fosse stato vero, sicuramente non mi sarei fatto bocciare all'esame di maturità. No,